Sì, grazie Presidente, membro del Governo, onorevoli colleghi. Dalla discussione che è stata fatta fin qui rispetto a questo provvedimento, mi pare che il disegno di legge in esame si ponga in mezzo a degli ipergiustizialisti e a degli ipergarantisti, per cui se è valido, come è ancora valido, l'antico procardo latino in base al quale in medio stat virtus, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E ritengo che questo provvedimento sia un provvedimento importante perché appunto riesce a dare un equilibrio rispetto ad una faccenda che è alquanto delicata e che ha un impatto sociale devastante sia in senso positivo sia in senso negativo. Cercherò di ripetere molto velocemente quali sono le modifiche sostanziali che questo provvedimento apporta all'articolo 416 ter del nostro codice penale. Abbiamo detto che non è più riferito soltanto al danaro o ad altra utilità, ma anche alla disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa. Allarga la punibilità non soltanto al mafioso, ma anche all'intermediario. Prevede la punibilità anche in assenza del metodo mafioso e soltanto in presenza di una richiesta o promessa di suffragio. Prevede un inasprimento della pena, paragonandola a quella prevista per il mafioso, appunto per il sodale di un'associazione mafiosa, e prevede l'aggravante per chi viene eletto. Noi riteniamo che questa norma possa contenere in sé un giusto equilibrio che appunto abbia quel necessario impatto sociale rispetto a questo drammatico fenomeno che non può richiedere altra attesa, che non può essere appeso ad una unità di forma più che ad una unità politica di sostanza. Altrimenti dovremmo dire anche in questa sede, così come è successo in contesti molto più drammatici, mentre Roma discute, Sagunto brucia, e non veniamo a capo di questa faccenda. Così come ritengo sia veramente esagerato il tentativo di ricercare, nel caso in cui è prevista l'aggravante, ovvero nel caso di elezione di questo politico, il nesso eziologico tra la sua elezione e l'apporto del mafioso. Diciamo più semplicemente, perché la gente vuole che sia una certezza non soltanto della legge, non soltanto della pena, ma anche di una presa di posizione dello Stato, che il politico con la mafia non deve avere nulla a che fare, il politico con la mafia non deve nemmeno parlarci. E allora su questo dobbiamo fare presto e non possiamo aspettare, perché l'ultimo stadio, lo stadio di compimento, quello più grave, più irreparabile della mafia, è quando inquina la politica e quando si insinua nelle istituzioni. A questo serve questa legge. E che cosa serve dal punto di vista sociale? Che la politica sia soltanto e in maniera trasparente a servizio del popolo, che i diritti siano diritti e non siano favori, e questo accade quando vige la legalità, e che i cittadini siano cittadini e non sudditi, e questo accade quando vi è la libertà. E l'intervento dov'è che va fatto? Dove la mafia già c'è e lì va debellata, ma anche dove non c'è e lì bisogna impedire che venga ad insinuarsi. Siamo sicuri che ci sono delle isole felici, così come si è detto per tanto tempo della mia regione, della Basilicata, dove l'hanno chiamata per tanto tempo Lucania Felix, e non più di 3 settimane fa hanno arrestato 25 presunti boss mafiosi in una terra che è una terra veramente felice. Siamo sicuri che sia ancora necessario, utile, indispensabile attendere per che cosa? Per ricercare un'unità su che cosa? Ascoltare in questo contesto i magistrati, così come magari per la finanziaria ascoltiamo i commissari europei, e noi che cosa stiamo a fare in questo palazzo se non siamo in grado
di assumerci subito e chiaramente le responsabilità. Ecco, io l'altro giorno da sindaco ho incontrato nella mia Tolve dei ragazzi, dove abbiamo parlato con il procuratore capo di Potenza di criminalità e di lotta alla mafia. E in quel contesto il procuratore ha parlato di una intercettazione, anzi di due intercettazioni. Per questo bisogna entrare nelle coscienze dei cittadini. Una che aveva registrato la conversazione tra un padre mafioso e un figlio. E questo padre mafioso spiegava al figlio la differenza tra la mafia buona e la mafia cattiva. La mafia buona è quella che fa i favori, che aiuta le persone facendo i favori. Quella cattiva è la mafia che ammazza, quella che campa sulla droga. E l'altra intercettazione invece parlava, o meglio, era un interrogatorio di un mafioso arrestato che gestiva le estorsioni. E a domanda del pubblico ministero, ma se tutti quanti questi operatori commerciali si fossero rifiutati di darle il pizzo, lei cosa avrebbe fatto? E ha detto, mi sarei arreso, non avrei potuto ammazzarli tutti quanti. E quindi serve un atto forte da parte dello Stato, uno Stato che combatte la mafia, ma una politica che respinge la mafia. Questo è il senso di questa legge. E qualcuno, il Ministro degli Interni, ha detto poco fa, qualche settimana fa, a Catania, con grande coraggio e con grande trasparenza, la mafia fa schifo. E questa legge dice, con il garbo istituzionale che si deve a questa sede, la mafia fa schifo, perché priva la gente di dignità, priva la gente di libertà e priva la gente di speranza. E se un popolo non ha dignità, non ha libertà e non ha speranza, è un popolo che non sorride, è un popolo che è destinato a morire. Grazie.